Meraviglia cucinare. Per il proprio maritino, per i figli che alzano il coperchio delle pentole e poi ti danno il bacino. Come negli spot pubblicitari, quelli che ti fanno vedere la tavola imbandita per colazione, che è più bella di quella di casa mia nel giorno di Natale. Tutti belli, tutti pettinati, tutti sorridenti e pronti a scattare per una nuova meravigliosa giornata. Che noia invece la mia vita. Non è certo una pubblicità, no, semmai una telenovela. Boh, sarà che ne vedo così tante. Ma tu sei felice? Oh, mamma mia, hai una domanda di riserva? Allora, dimmi cosa pensi della tua famiglia. La famiglia? La famiglia io l'ho sognata tanto. L'ho sognata fin da bambina. E certo oggi non mi ritrovo in quel sogno. Ma piuttosto, dimmi cosa pensi della tua. Io sono felice di stare con le mie consorelle. È un'esperienza che ho voluto tanto. Avere una famiglia è una cosa bella, importante. Ha bisogno di cure, delle cure giuste. È come una pianta, deve crescere con l'attenzione di tutti i giorni. Ah, caschi male, cara mia. Io non ho il pollice verde, con me le piante resistono al massimo qualche giorno. Io non ho la pazienza di voi suore, poi diciamocelo. Io ho molti più problemi di voi. Raccontami. Ma cosa vuoi saperne tu? Che ti illumini con Gesù, Maria e la tua suor Gabriella? Non ti voglio giudicare. Voglio solo ascoltare. E io vorrei solo vivere. Vivere. Hai capito? Vivere bene, non farmi mancare niente. Chiedo troppo.